Oggi parliamo della primavera. Sì, ma di Botticelli. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, storia dell'arte in pillole. Oggi parliamo di un quadro che riguarda la nostra stagione, la primavera di Sandro Botticelli, che in realtà non si chiamava affatto così, ma si chiamava Alessandro di Mariano Filipepi. Mariano, appunto, era il padre. E come sapete, era un pittore rinascimentale. Se non conoscete il Rinascimento, andatelo a vedere qui dove c'è lei col pallino. C'è una pillola in 10 minuti d'arte che vi parla solo di questo. Oggi però voglio parlarvi di un quadro dalle molteplici interpretazioni, sempre differenti e molto spesso inconsistenti. Voglio darvi l'interpretazione che preferisco del quadro di Sandro Botticelli, La Primavera. La primavera di Botticelli è una tavola dipinta di dimensioni davvero enormi. È 2 metri e 7 centimetri di altezza per 3 metri e 19 centimetri di larghezza. È davvero un'opera di bellezza impressionante, ma non tutti sanno che è una tempera su tavola. Molti pensano che sia un olio e invece no, ai tempi di Sandro Botticelli si dipingeva a tempera. Entriamo subito nel vivo dell'opera. L'opera si presenta con una schiera di 9 personaggi disposti con movimento altalenante. Se infatti guardate le teste ed i piedi, vi accorgerete che c'è un continuo su e giù delle loro posizioni. Questo fa sì che l'opera sembri sempre in movimento e fa sì che l'opera non risulti statica e piatta, cosa che potrebbe accadere data la sua vastità e dato questo stuolo di personaggi schierati. Ma chi sono questi personaggi e come va letta l'opera? L'opera va letta da destra verso sinistra e questi personaggi chi sono, ma soprattutto quanti sono? Cominciamo dal numero 9. Il numero 9 di per sé è un numero molto affascinante e misterioso, il numero del ciclo della vita, dell'inizio e della fine, il multiplo del 3, quindi il numero che dalla moltitudine riporta sempre all'1. È il numero della trascendenza che dal mondo finito ci porta verso il mondo infinito. È il numero contrario al 6, che è un numero di solito attribuito ad un esseraccio posto giù in fondo. E se fate caso, il numero 9 è composto da un cerchio chiuso nella parte superiore e un cerchio, una linea aperta verso la parte inferiore, come se nella parte inferiore dell'esistenza il cerchio non si completasse, cosa che invece succede nella parte superiore del numero stesso. È il numero quindi che rappresenta maggiormente l'esistenza e il ciclo della vita umana, composto da una parte incompiuta sulla terra e poi la compiutezza di essa che avviene attraverso la trascendenza. E proprio questo ci vuole far vedere il quadro di Botticelli nella sua trasposizione mitologica del messaggio. Andiamo a vedere chi sono questi personaggi che animano il racconto di Sandro Botticelli. Chiamerò così questo quadro, un racconto. Da destra arriva Zefiro, il dio del vento, che rapisce la ninfa Clori e la possiede, la fa sua, la concupisce e la mette incinta. Clori, da questo connubio con Zefiro, viene trasformata in una dea, la dea Flora, e appunto la primavera. Analizziamo questi tre personaggi. Zefiro arriva dall'alto, è già un dio, che prende una ninfa, un essere della terra, la abbraccia e la feconda, e questa, grazie alla fecondazione di un dio, diviene dea. E in questo pezzo di quadro c'è tutta la metafora della vita. Dio che ci dà la vita e attraverso la vita data da Dio la generazione di nuove vite, quindi la vita che deriva dalla trascendenza che viene a portarla sulla terra e poi attraverso la attribuzione di divinità a Clori stessa riporta alla trascendenza, quindi un primo cerchio che si chiude, ma nello stesso tempo
Clori e Zefiro possono anche essere visti come i primi Adamo ed Eva, i progenitori dell'umanità. E Flora, che è sempre Clori trasformata in dea, diventa la terra, la primavera, la prosperità, l'essere materno che ci ospita e che ci fa proliferare. Guardate come Clori, nel momento in cui viene abbracciata da Zefiro, comincia proprio la sua trasformazione. Botticelli sottolinea questa trasformazione facendo uscire un ramoscello d'erba dalla bocca di Clori, che poi troviamo incinta, quindi con un ventre prominente e con delle vesti molto pudiche e avvolgenti, trasformata in primavera. Vediamo come Clori, che rappresenta l'essere terreno, si mostri totalmente nuda, con delle velature che lasciano intravedere tutta la sua fisicità umana. Vediamo invece come gli esseri divini, Zefiro e poi Flora, siano completamente vestiti. A loro è dato il ruolo di impersonare la trascendenza, e non si può impersonare la trascendenza con le membra esposte degli uomini, perché la carne è qualcosa di prettamente terreno e prettamente finito. Al centro campeggia Venere, la dea della bellezza e dell'amore, e su di essa un volo di Cupido, colto nell'atto di scoccare una freccia. Guardiamo questo nucleo del quadro. Venere è posta un po' come una Madonna. Il giardino di aranci che è posto alle spalle, proprio dietro Venere, crea una cupola, come si era soliti raffigurare la Madonna in periodo rinascimentale. Abbiamo dei bellissimi esempi di Madonne sormontate da cupole, come la Madonna in trono del ghirlandaio o nella pala di Montefeltro fa Piero della Francesca, fino ad arrivare alla Madonna e i Santi del Beato Angelico. Ma torniamo un attimo alla Madonna della pala di Montefeltro. Non vi pare che in questa Madonna ci siano degli elementi stilistici molto cari a Botticelli? Beh, sicuramente sì, ma non sono soltanto cari a Botticelli, sono gli elementi stilistici come la conchiglia e la cupola che indicano proprio l'esistenza e la presenza della Chiesa. E ricordiamo anche che in questo periodo Sandro Botticelli è un credente molto fervente, che poi più in là sarà investito da una fortissima crisi mistica. Ma torniamo alla Venere. La Venere è un personaggio molto interessante. Come vedete, ha una mano benedicente, come un po' le Madonne bizantine. E in più, vedete, è vestita con un bellissimo drappo rosso. Tante volte vi ho raccontato che il rosso è il colore del sacro, il colore derivante dal sangue di Cristo sulla croce, e quindi è il colore che dà appunto il simbolo del sacro alle vesti anche della Madonna e di Gesù. Adesso è indossato da Venere, e il colore anche dell'amore. E perché il colore dell'amore è il rosso? Rappresenta anche l'amore che Dio ha provato per gli uomini, sacrificandosi per loro. Anche Venere appare completamente vestita, cinta appunto da questo velo, ma un particolare voglio attenzionarvelo: indossa i sandali. È l'unico personaggio femminile ad indossarli, e ce ne sarà soltanto un altro ad avere una calzatura ai piedi, che vedremo più avanti. Su di lei campeggia un essere volante che scocca frecce di amore. Quale parallelismo può venirci in mente? Sarà forse la trasposizione di Dio? Spesso, infatti, sulla Madonna o sulle cupole della Chiesa in alto campeggia una colomba, simbolo appunto di Dio Padre. Certe volte, invece della colomba, c'è un triangolo, simbolo appunto di Dio Padre in quanto unione della Trinità. Guardate la forma del Cupido, un po' vagamente ricorda anche un triangolo. Venere e il Cupido
proprio per la loro importanza trascendentale, sono gli unici personaggi a non toccare in qualche maniera i personaggi di destra o di sinistra. Sono gli unici staccati, perché loro non appartengono al mondo terreno, quindi stanno a parte. Lei, Venere barra la Madonna, indossa i calzari perché lei non fa parte della Terra, è un essere superiore. Lei cammina sulla Terra, transita sulla Terra, passeggia sulla Terra, ma ne è sempre distaccata, non ne fa parte, e quindi lei è sempre separata dal suolo attraverso le suole delle scarpe. Scusate il gioco di parole. Tutti gli altri sono a piedi scalzi. Andando avanti nella lettura, troviamo le tre grazie danzanti. Intrecciate tra loro in una danza altalenante, possono essere parallelate alle tre età della vita: la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. Queste tre donne che danzano hanno le mani poi rivolte verso l'alto, proprio perché alla fine a quello si aspira, alla trascendenza, e il ciclo che compiono tenendosi per mano nel loro giro tondo va a finire proprio nella sua chiusura verso la trascendenza. Dalla nascita, che comunque è un atto voluto dall'alto, si passa per i cicli dell'esistenza e con la morte si ritorna dal padre. E il guardarsi anche in maniera amica e affabile tra la grazia che rappresenta la giovinezza e la grazia che rappresenta la maturità. Più in disparte, un po' non guardata, forse per paura di ciò che accadrà, è lasciata la grazia che rappresenta l'anzianità. E poi al margine, messo di lato, eccolo Mercurio, il messaggero degli dei. Anche lui indossa dei calzari e anche lui è vestito di rosso. E Mercurio di chi potrebbe essere il riferimento cristiano? Ma naturalmente Gesù, colui che unì il cielo e la terra attraverso la sua presenza. E Mercurio potrebbe essere proprio Gesù, il messaggero di Dio. Infatti, non soltanto ha i calzari che lo fanno transitare sulla terra senza che lui appartenga mai ad essa, ma con il suo gesto tiene in mano un bastone col quale dissipa le nuvole, quindi tocca il cielo, delle nuvole che sono stranamente tra gli alberi, e perché lì si vuol significare che a lui è dovuta l'unione tra il terreno e la trascendenza, tra il terreno e il divino. Il tutto celebrato dall'enfasi della natura. In quest'opera ci sono più di 181 piante e fiori realmente esistenti che Botticelli seppe estrapolare sapientemente dagli erbari dell'epoca. Sono ben riconoscibili e ben dipinti. Botticelli nel suo stile ha uno stile molto pulito, chiaro. Lui parte dal segno, dal disegno, dal margine. Quindi da lì sviluppa la tridimensionalità della sua opera, che comunque rimane molto molto disegnata. Molto elegante, colli quasi sempre che si flettono per ingentilire e movimentare la figura, gambe in movimento, incarnati delicatamente colorati. È un pittore sopraffine e in quest'opera ha dato sicuramente il meglio di sé. Tra le altre cose vorrei dirvi che anche ai più grandi capita di cadere in disgrazia, perché forse non tutti sanno che Botticelli morirà dimenticato dai contemporanei, assolutamente sopraffatto dalle tendenze di moda che lo videro sorpassato. Sarà poi la critica tardo-romantica a restituirlo alla ribalta che merita questo grande artista. Bene, io spero che questa bellissima opera letta in questa chiave possa piacervi ancora di più. Andando in giro per il web troverete tante tante spiegazioni diverse di questo bellissimo quadro. Quale sarà quella più veritiera? Quella che si avvicina di più alle corde del vostro animo, perché questa è l'arte, un modo di interpretare ciò che vediamo filtrato dalla nostra sensibilità.
Bene, per oggi è tutto. Spero che questa pillola di storia dell'arte vi sia piaciuta. Io vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram. Cercate Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. E noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video creativo. Lascia un pollice in su se il video ti è piaciuto. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!